Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Raga, rieccomi con uno dei format che più vi piace qua sul mio canale, i numeri horror. Questi numeri così misteriosi, maledetti, horror, chiamateli come volete, fatto sta che sono dei numeri di telefono che io, come sempre, all'inizio di ogni video vi sconsiglio di chiamare, ma non tanto per le maledizioni o robe varie che potreste incappare chiamando questi numeri, più che altro proprio per il fatto che vi ciucciano tutto il credito. Ma a sto giro però mi sono fatto furbo. Se vi ricordate, io tutte le volte che faccio questi video spendo 6, 7, 10, 20, 30 euro in base a quanti numeri rispondono, in base a quante chiamate faccio, perché sono numeri esteri. A sto giro mi sono ricordato di aver scaricato un'applicazione ormai anni fa, forse quando ero in Egitto, che si chiama Talk360, non è una sponsorizzazione né nulla, ve lo dico così perché mi è venuto in mente, che permette appunto di caricare un credito e chiamare numeri esteri. Io appunto ero in Egitto con una scheda egiziana e quindi non riuscivo a chiamare l'Italia, perché se chiamavo l'Italia spendevo un sacco. È vero che potevo usare WhatsApp, però molte volte magari prendevo poco il telefono, non avevo il wifi, una cosa o un'altra, quindi mi ero scaricato questa applicazione che si chiama, dovrebbe chiamarsi Talk360, esatto, e si può chiamare tutto il mondo, ha delle tariffe veramente basse, ora non so come farvi capire, però comunque mi sembra che fare una chiamata tipo di 5-6 minuti io spendevo 20 centesimi anziché magari 3-4 euro sulla SIM straniera. Siccome io da qua, dall'Italia, dal numero italiano, devo chiamare l'estero, America, Giappone, India, Cina, Thailandia, quel che sia, ho detto, ho caricato 5 euro, ho fatto la prova giusto che funzionasse, infatti ora ho 4,96 euro, dovrei fare un bel po' di chiamate. Quindi direi di andare direttamente sulle mie note, perché mi ero salvato un po' di numeri, chiaramente con le varie descrizioni, anche per capire chi sto andando a chiamare e vedere un po'. Allora, il primo numero è l'uomo che piange. Secondo le voci del web, se chiamerai questo numero horror, e maledetto te lo ricordo, ti risponderà una voce registrata, è un uomo che piange. Perché esiste questo numero e chi è l'individuo? Nessuno lo sa. Stando ad alcune testimonianze, le persone che hanno chiamato e soprattutto ascoltato la voce piangente, anche solo per pochi minuti, sono rimaste vittime di una forte depressione. Io faccio copia del numero. Ah, c'è proprio la possibilità dalle note direttamente di buttarlo in Talk360, ma no, non va. Vabbè. Copia. Incolla. Stati Uniti. Ok, qua mi dice ad esempio 0,04 centesimi, vuol dire che mi costa 4 centesimi al minuto. Viva voce. Vabbè, se non è disponibile fa niente depressione per me. Ciao, grazie, arrivederci. Non è più disponibile. Costo totale, infatti, 4 centesimi. Cazzo, di una volta spendevo 30 centesimi per dire magari una roba del genere. Passiamo al secondo, perché il primo non è più disponibile. Il racconto dell'orrore. Una volta composto il numero e dopo appena due squilli dovresti venire catapultato in un incubo, un concerto di suoni macabri spezzato da una voce altrettanto macabra che ti racconterà una storia dell'orrore. O forse non è una storia, chi lo sa. Per evitare problemi, non chiamate. E consiglio anche a te di non chiamare mai questo numero. Questo è quello che c'era scritto, diciamo, in rete. Copia, incolla, sempre Stati Uniti. Non va tanto cosa il via voce. Che palle, neanche questo funziona? Bambini che cantano, proviamo col terzo. Partita la chiamata, dall'altro capo dovrebbero risponderti di bambini che intonano canti religiosi. Prima li sussurrano e poi cominciano a strillarli. Questo numero horror non dovrebbe funzionare, e dico non dovrebbe. Copia. Incolla. Chiamata. Sembra questo numero di telefono non sia valido. Chiama comunque. Boh, vabbè. Chiamata non riuscita. Ah, che palle! Passiamo al numero misterioso. Quando questo numero viene chiamato, può essere udita una voce maschile che pronuncia un codice binario, che se tradotto diventa una parola. Quale? Vuoi davvero scoprirlo? Il numero funziona ancora, o almeno così dicono. Copia. Incolla. Cioè, io metto via la voce, però devo schiacciarlo tipo due volte. Sì? Ehi! C'è qualcuno? Quando ho detto sì, c'è stata una... Mm.
buttato giù. Ha buttato giù sto stronzo. Io lo richiamo. Perché sono strano. Pronto? Sei lì? Are you there? Ehi? Dura 23 secondi e poi va giù. Boh, vabbè. Però ha risposto. Il numero da un sotterraneo. La storia dietro a questo misterioso numero pare piuttosto inquietante. Se lo chiami dovresti sentire prima il rumore di una segreteria e dopo lo zampillare di una goccia d'acqua, alternato dei suoni metallici, simili a quelli delle tubature. Il numero dovrebbe appartenere all'anima di una ragazza che è stata rapita, violentata e uccisa. I rumori che udirai sono quelli che ha sentito prima di perdere la vita. Anche questo numero dovrebbe essere funzionante. Copia. Incolla. Simone. Decidi di dire il nome. Mi sono parite le casse del telefono. Niente, non lascio nessun messaggio, grazie di vederci. Non è più disponibile. Ora, il numero che uccide. È un numero maledetto della Bulgaria. Se lo digiti, ti attenderà, in un futuro non meglio precisato, una morte atroce. Si parla di persone rimaste uccise in violente sparatorie. Per il dispiacere dei masochisti, il numero non è più attivo. Allora, porca puttana, mettete il numero, poi... Raga? No, no, aspettate. Si è appena spento il faro. Si è appena spento il faro ed è collegato alla presa. No, non è che si è spento, 0%. Io lo rimetto a 100. Ma che cazzo è? Cioè, raga. Non capisco, non capisco. Vabbè, continuiamo, potrebbe essere un malfunzionamento. Allora, quindi questo diciamo non era più attivo. So che funzionamento, come fa ad andare allo zero. Vabbè. Frasi provenienti dall'aldilà. Pescare in un ruscello di montagna è il mio prototipo di felicità. C'era dell'acqua nella cantina dopo la tempesta. Il fumo fuoriusciva da ogni fessura. Queste parole sono stato il motivo dell'attore di andarsene. Sto vaneggiando? No. Sono le frasi pronunciate dall'altra parte del telefono. A volte da un uomo, a volte da una donna. Almeno questo è quanto si racconta nel web. Io non ho provato. Non amo contattare né numeri horror né numeri maledetti. Mica sono scemo. Allora, ascolta, bello. Chiunque tu abbia scritto questa roba sul online, cioè mi stai dando dello scemo. Incolla, chiamo. Io qua non funziona mai. C'è qualcuno? No, va bene, basta. È il numero di un clown che vive a Naples, in Florida, Napoli. Secondo il Washington Post, appare alle feste con una mazza da baseball. Si sa che è un uomo in pensione sulla sessantina, originario del Rhode Island.
Una volta chiamato risponde alla sua segreteria. Se lasci il messaggio lui ti richiamerà o più probabilmente si presenterà alla tua festa, se avrai il coraggio di farne una. Certo, guarda, puoi venire quando vuoi, anche qua a casa mia. Ciao, allora, visto che ti presenti alle feste, io sto per organizzare una festa proprio qua adesso in casa mia. L'indirizzo è Italia, chiaramente. Il mio numero tanto ce l'hai perché ti sto chiamando. Quindi, se vuoi presentarti qua alla festa, saremo solo io e te lo dico perché non è che ho invitato tanta gente, mi hai preso un po' così sui due piedi. Però, se ben accetto. Grazie, arrivederci, l'indirizzo te l'ho dato. Ciao. Ok. Vediamo se si presenta la festa. Ora, i numeri non sono numeri della tombola, vabbè, ma bensì i numeri che ripeterà in loop una voce una volta aperta la chiamata. Inoltre, in sottofondo dovresti sentire l'inquietante suono di una motosega, magari soltanto qualcuno che sta tenendo un albero. L'informazione di servizio, questo numero ora è ancora attivo. Lo chiamerai? Certo, ma certo che lo chiamerò. Incolla, chiama. Non ci credo, raga, non ci credo. Non ci credo di nuovo. Di nuovo come prima. No, ma cazzo, ma sembra che vi prendo per il culo, ma... Oh, io sono fermo, immobile, qua. E mi si continua a spegnere il faro. Però sento la ventola che sta girando, quindi è ancora attivo. Volete che io faccia questa roba qua al buio? Va bene, lasciamolo spento. Vediamo. Vediamo, vediamo. Continuiamo a chiamare questi numeri. Chiamiamo questo numero russo. Chiama comunque, ora poi vi dico che cos'è. Probabilmente voi non mi vedrete, ma... Oh, di nuovo. Non va. Però raga, io dovrei accendere il faro, perché sennò voi non vedete me. Cioè, vedete solo tanto rosso dietro e basta. Spengo. E riaccendo. Ah, parte sempre da zero. Allora. Io non riesco a capire, mi sono rotto le balle di chiamarsi numero grande e nessuno risponde. Non riesco a capire perché questo faro continua a spegnersi. Ma anche perché non è che pum si spegne come se fosse una presa staccata. Pian piano vedo che fa e va a zero. Non voglio dire che sono i numeri, non voglio dire, però io questo lo uso praticamente tutti i giorni, questo faro, sia per fare video su YouTube, sia per fare magari video, lavori che devo fare, lo uso un botto. Cioè, non capisco perché è la prima volta che mi succede in praticamente 2 anni di utilizzo. Poi se lo spengo e lo riaccendo, adesso sembra di nuovo partire al 100. Poi magari fra 2 minuti torna allo 0. Non è un difetto di software sicuramente. Raga, non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate. Se secondo voi è legato ai numeri horror, anche se non hanno risposto, sono quello del clown. Non lo so, voglio sapere anche la vostra opinione. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, perché io non so che cazzo pensare di questo faro.